Intanto grazie di essere venuti numerosi, come si dice, anche se uno fa una conferenza stampa, sono in quattro, c'è sempre numerosi che fa figura, però siete numerosi. Il progetto c'è da fare, intanto è un progetto, ed è giusto dire, non è soltanto una canzone, è un'idea, è un concetto, è il desiderio di rimboccarsi le maniche dopo quello che è accaduto e provare a fare delle cose. Quindi quando il 14 agosto è crollato il Ponte Morandi, io ero molto lontano e quindi non potendo fare ancora meno di quello che avrei potuto fare essendo a Genova, ho scritto questa canzone e ho avuto molto tempo per pensarla, per crearla, per scrivere la musica, per scrivere il testo e per pensare a chi avrebbe potuto collaborare per farlo diventare appunto un progetto sociale che ovviamente avrebbe potuto guadagnare dei soldi, dei proventi con la vendita del CD, della musica, ma anche avrebbe potuto veicolare un messaggio e quindi avrebbe potuto diventare qualcosa di più grande. Così mi sembra che per adesso sia accaduto. Volevo che l'ente, l'organo, l'associazione che avrebbe avuto i proventi dalla vendita del disco fosse genovese, perché è giusto che un'associazione radicata in quel territorio lì capisca cosa è meglio fare, questo è importante. Per quello ho pensato a Occupi al Baro, perché è gestita da amici che conosco da 30 anni e di cui mi fido ciecamente, e quindi questo era importante. Quindi una volta, come dire, pensate tutte queste cose, settembre, ottobre, novembre, dicembre, c'è stato tutto il tempo per organizzare quello che poi vedrete, e si è tradotto nella canzone, nella partecipazione di 25 cantanti, dalla tradizione della nostra canzone italiana ai più giovani. Ci sono dei rapper che sono, potrebbero essere miei figli, quindi questa è una cosa di cui sono molto orgoglioso, insomma, l'essere riuscito a raccogliere così tanti cantanti e così tante star della canzone italiana e così diverse, non solo nell'età ma anche nel loro genere musicale. E quindi il risultato è la canzone, la partecipazione e l'adesione di così tanti cantanti, il risultato è il materiale video, ho prodotto un video, insomma, che vedrete, tante immagini, insomma, che raccolgono quello che è accaduto il giorno dell'incisione, che poi insomma, è stato un po' il culmine, no, del lavoro quantomeno artistico e meno burocratico, che è tanto anche quello. E quindi insomma, per questo ringrazio Occhio al Baro, a cui passerò la parola, coloro che hanno girato il video, quindi delle discussi, quelli che hanno curato il materiale nel montaggio, quindi Gianluca Montesano, Simone Varano, insomma tantissime persone che hanno collaborato nella parte musicale, Fabio Gargiulo, che è il co-produttore comune del pezzo. Quindi insomma ci sono tante persone, tante forze, tanta creatività, e quindi spero che adesso anche il lavoro preziosissimo che ha fatto Sony possa portare tanto guadagno per riuscire per mettere in condizione Occupi al Baro di fare quello che ha in mente, anche perché il progetto è un progetto serio, ma ovviamente può essere modulabile rispetto a quanti soldi riusciremo a raccogliere. Quindi per quanto riguarda questo, più specificatamente, direi di passare la parola a Tito, che è uno degli esponenti di Occhio più avanti. Grazie. Buongiorno, io mi ero preparato un discorso, ma ovviamente adesso sono troppo emozionato e vado a braccio, come si suol dire. Occupi al Baro è un'associazione genovese nata dall'idea di qualche amico che aveva voglia di mettere a posto il proprio quartiere, che è appunto il quartiere di Albaro di Genova. Da lì abbiamo fatto un po' di strada in questi 5 anni in cui abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività, dalle aiuole di casa siamo passati ai parchi e poi abbiamo cominciato a fare delle attività a volte anche ad aiutare gli altri, per cui abbiamo fatto manifestazioni per la LILT, la Lega Tumori, la sezione di Genova, per
la nota neuroblastoma per la situazione di Gigi Ghirotti di Genova, la terapia del dolore. E in questo percorso, diciamo, noi siamo professionisti che facciamo tutt'altro nella vita, abbiamo avuto modo anche già di lavorare, fra virgolette, con Paolo e con Luca, perché Paolo ha indossato una maglietta di Occhio Bialbaro durante un film che abbiamo poi presentato a Genova, un fidanzato con mia moglie, e per cui ci siamo conosciuti, e il fatto che questo progetto poi di Paolo abbia avuto come designazione della nostra associazione è stato motivo di enorme orgoglio per noi, di grande responsabilità, perché stiamo parlando di un progetto nazionale che è un po' diverso da quello che era il motivo per cui noi avevamo iniziato a fare un po' gli scemi in giro, perché il nostro spirito era sempre quello di fare del bene ma anche di divertirsi, per cui organizzare feste e raccogliere soldi per chi sta peggio di noi. Noi abbiamo, quando abbiamo ricevuto questa investitura da Paolo, abbiamo interpellato subito la Regione Liguria e il Comune di Genova chiedendo una disponibilità per riuscire a rendere concreto un qualsiasi tipo di progetto che fosse però permanente. Noi abbiamo organizzato a settembre una festa che si chiama Trofi al Pesto, pronti al pesto via, con trofi al pesto distribuite a circa 1000 persone. Abbiamo raccolto 41.700 euro per esattezza, che stiamo dando a dei medici in coordinamento con l'ASL 3 di Genova, che vanno a fare delle visite domiciliari gratuite nella zona della Valpolcera. 41.000 non è poco. Però... cioè, a me mi girano le balle se facciamo meno adesso. Lo dico francamente. Ha fatto l'asticella. 10.000, dice, vabbè, più di 10.000 ce la posso fare, ma 41.000 che cazzo No, vabbè, ci sarà bisogno sicuramente di qualche soldo in più per cercare di perseguire il nostro sogno, però noi con questa attività abbiamo iniziato un tipo di operazione in Valpolcera che è, credo, un'innovazione, nel senso che abbiamo preso i soldi dei privati, perché non è che li abbiamo messi noi i soldi, li abbiamo raccolti, e cioè li abbiamo messi anche noi, però li abbiamo raccolti e li abbiamo affidati formalmente alla ASL, che ci ha dato la possibilità di individuare dei medici, un geriatra e due dottoresse di neuropsicomotricità, che vanno a fare a casa delle visite che sennò sarebbero costretti a mandare gli anziani e i bambini fino agli 8 anni a fare degli ambulatori. Per cui stiamo dando un piccolo sollievo che è iniziato a novembre, che durerà ancora per tanto tempo, per cui se le cose dovessero andare bene ma non benissimo, continueremo comunque a fare questo tipo di attività. È risultato ovviamente l'obiettivo minimo, no? Quello che si dice la salvezza anticipata nel calcio. Però l'ambizione è stata quella di individuare, anche tramite un racconto fatto da uno scrittore genovese che si chiama Riccardo Gazzaniga, un'area specifica che è la vecchia Piazza d'Armi del Campasso, dove nel 1893 una squadra di calcio sotto il ponte, giusto? Esattamente sotto il ponte, proprio dove oggi c'è via Filla, che per fare capire dove è proprio praticamente quasi crollato il ponte, e in questa zona nel 1893 la prima squadra d'Italia com'è che si chiama più? Si chiama Genoa, scusate il lapsus. Nel 1893 il glorioso Genoa ha iniziato a muovere i primi passi. Poi nel 1897, ho studiato la storia, sono andati a giocare a Marassi, dove c'è l'attuale campo di, c'era il tempo di Villa Piantelli, oggi lo stadio Ferraris, e lì si è trasferita la Sampierdarenese, gloriosa squadra genovese che ha dato gli albori all'altrettanto gloriosa squadra della Sampdoria. Ma questo è importante, perché c'è l'idea di devolvere, per riqualificare quella zona, è secondo me, cioè, l'idea che mi è piaciuta davvero molto, perché l'idea di lì dove c'è stato e successo quello che è successo, si ridia vita a qualcosa di nuovo, è secondo me molto importante, quindi è importante che compriate sto cacchio di disco, insomma, perché c'è bisogno e si possono fare un sacco di belle cose. Il nostro sogno sarebbe quello di creare lì, proprio lì, esattamente lì, dove adesso ci spiegheranno Regione Comune e del gentile assessore Laria Cavo, Barbara Grosso, che cosa hanno intenzione di fare in quella zona lì, però lì c'è il nostro sogno, è quello di dire: visto che dovete comunque più o meno radere al suolo, purtroppo, perché c'è stato questo evento drammatico, a noi farebbe piacere creare un centro sportivo per i bambini, per le persone che vivono lì, in modo che rimanga qualcosa per sempre, grazie a Paolo, grazie ai 25 cantanti, grazie a tutta la produzione, grazie a Orosai, perché ci ha dato una grossa mano per produrre insieme a te questa bellissima canzone,
Io aggiungo solo una cosa, che da genovese sono orgoglioso di essere qui con Paolo. Io, come tutti i nostri diciamo associati, ma anche fondatori, perché quello che hai fatto è qualcosa di straordinario. E volevo ringraziare anche personalmente tutti i cantanti, perché noi abbiamo fatto un po' di casino anche durante la registrazione, non ci siamo limitati a fare la situazione che prende i soldi, siamo andati a fare il catering genovese, abbiamo parlato la torta pasqualina, la focaccia, il vino bianco genovese, ligure, alle registrazioni di Presso Radio Italia, però tutti i 25 cantanti sono stati strepitosi, hanno tutti sposato il nostro progetto, hanno scherzato con noi, hanno riso con noi, ci siamo divertiti con loro, per noi ovviamente è un privilegio perché nella vita non facciamo esattamente questo, per cui grazie, 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 già in anticipo, perché quello che hai fatto tu e quello che hanno fatto loro è veramente enorme. Prima di dare la parola a Dalia, volevo aggiungere una cosa, volevo tenerlo all'ultimo come ringraziamento, perché sono degli amici che hanno veramente sostenuto il progetto, ma visto che li hai menzionati, sì, non posso non collegarmi. Radio Italia, nella persona soprattutto di Marco Pontini, ma Radio Italia tutto, hanno sostenuto davvero dandoci tutto il loro studio di registrazione, altrimenti non avremmo potuto vivere quei due giorni in modo così, così agevole e al di là insomma, dell'aiuto anche pratico con le loro persone che sono qui garbate ma cazzutissime, insomma, fanno andare tutto come deve andare, quindi insomma, un ringraziamento anche a loro, che sono davvero degli amici. Grazie. Grazie. Grazie a te. Cercando di non spiegare troppo perché sennò le cose diventano complicate. Sony principalmente ha rinunciato a delle spese, insomma, che ha dovuto sostenere, a dare tutto affinché tutti i soldi vadano a occhio più al varo. La SIAE ci ha sostenuto e farà in modo che tutto andrà ad occhio più al varo. Io stesso, andare su complicato, ma ho ceduto in licenza per 3 anni tutto quello, quindi non passano neanche da me, vanno direttamente da loro, quindi questo è importante per avere una, come dire, una trasparenza in questo, quindi secondo me, insomma, se le cose si fanno bene, si fanno, insomma c'è un modo perché tutto, o quasi tutto, ovviamente al di là delle spese sostenute, vadano a chi devono andare. La politica, la nostra, quella ligure, ci sta sostenendo. Ci sono delle cose che sono complicate a volte, abbiamo provato ad ottenere, forse in corsa non ci siamo riusciti perché il tempo stringeva, ad ottenere un numero solidale, per esempio, ecco, non ci siamo ancora riusciti. Ecco, se la politica volesse sostenerci in questo, ci desse una mano, ecco, questa è una cosa che per esempio manca al progetto, e quindi volentieri fatevi avanti e dateci sto bellino di numero. Invece vado indietro. La scelta, sì, hai contato i genovesi, è anche un discorso di qualità, nel senso che quando hai uno dei giovani più promettenti della scena rap, hai Ivano Fossati, che tra l'altro non tornava davanti al microfono da tanto tempo, e Gino Paoli, direi che puoi anche scordarti di qualcun altro, ecco, è stato un puro caso che ci sono solo loro 3. E poi nell'impasto ci sono sicuramente delle scelte di cuore, perché ci sono insomma, Gianni, abbiamo condotto Sanremo insieme, quindi insomma era un piacere che fosse lì, e amico come sempre ha voluto esserci. Giuliano, che insomma viveva un momento abbastanza faticoso, insomma, con l'incidente a Lele, insomma, paternità varie, aveva voluto esserci, quindi sono scelte di cuore sicuramente, e anche di testa nel cercare di creare un impasto abbastanza eterogeneo, e più ascolto la canzone, anche se forse ascoltarla non ne posso più, ma a parte gli scherzi, più l'ascolto più mi rendo conto che l'impasto è stato buono, cioè davvero si passano la palla in modo abbastanza naturale. La coppia, voi siete dei bei tipi, però, cioè io sono 25 anni, stiamo insieme tutte le volte che siamo in interviste, ma pensate mai di separarvi? Cioè, uno fa le cose da solo, ma l'altro dov'è? Che cazzo? Cioè, questo era un progetto mio, e
sono prima musicista che attore, perché ho cominciato prima a suonare e poi a fare il cretino sul palco. E quindi questo è nata da me, e quindi ho pensato subito che avrebbe dovuto essere una cosa legata molto alla canzone, ai cantanti. È colpa sua se ho cantato, ma tu lo sai, non volevo cantare neanche io, perché non mi sento cantante. Infatti ho cantato quelle due frasi, ma per me potevo anche star dietro. E quindi non c'è... avrei potuto anche invitare, per veicolare il progetto, anche degli attori a cantare, che ne so, delle persone di Patrimonio del Tutano, ma non ho voluto farlo, volevo che fosse proprio una canzone cantata da cantanti, a parte me, l'Inglese Supercar. Quindi questo è il motivo principale, insomma. E di canzoni, sì, canzoni ne scrivo, ce ne sono, nel cassetto. Ci sono anche delle musiche, mi piace molto scrivere musiche per film, film che non esistono ancora, ma un giorno esisteranno, quindi è una mia attività, è il mio, come dire, la mia attività secondaria. Salve, io volevo chiedere una cosa, c'era stato il tentativo di presentare questo pezzo al Festival di Sanremo con Aiane Molinari e Zilli, sì, no, poi alla fine è stato no, perché? Grazie. È stato molto complicato e probabilmente non so bene dire, Sanremo l'ho condotto e so com'è, nel senso che è abbastanza un Sanremo, quando c'è Sanremo è la cosa più importante anche rispetto a un bombardamento sulla Libia, quindi è uno spazio di follia nella nostra società, e quindi all'interno di quella follia ci può anche essere stato il non accorgersi di quanto fosse la canzone fosse in questo momento, per il posto in cui era e per il momento storico in cui poteva essere presentata, tutto sommato abbastanza adesa al contesto, ecco, quindi probabilmente non è stato gestito di fretta, e quindi non ci siamo riusciti, ma senza nessuna polemica. Sì, ciao, Gabriella Mancini, Gazzetta dello Sport. Ciao. Ciao, prima ho perso un attimo il passaggio quando parlavi del Genoa, proprio sul luogo, per quanto riguarda il luogo in cui è nata la canzone, insomma, il Genoa, volevo capire qualcosa in più, è nata proprio lì la prima società italiana, e qualcosa in più da questo punto di vista, poi anche sul progetto dell'impianto sportivo, se potete aggiungere qualcosa in più, per quanti ragazzi, quali sport, in modo tale che, insomma, che si possa già avere un po' un'idea. Grazie. Grazie. Più sul pratico mi sembra questa domanda, quindi cedo volentieri la parola a Tito se vuoi. Sì, allora, no, è una cosa che riguarda la zona dove si... Perché parlare del Genoa? No, però lo faccio molto volentieri, perché ci fa foto di un peggio con lui, poi vedrete una foto. Allora, no, la zona della Piazza d'Armi del Campasso, comunque è una storia che è scritta dal scrittore Riccardo di Asaniga, è stata il primo impianto sportivo dove ha giocato il Genoa Calcio, per cui la prima società d'Italia. Poi quando Genoa è migrato, come vi ho detto prima, a Marassi, nella zona del quartiere di Marassi, è andata alla San Pierdarenese, che è andata a giocare lì, che è poi la squadra che si è fusa con l'Andrea Doria e ha creato la Sampdoria, come tutti sanno. E il discorso del centro sportivo è così fatto, è un sogno, nel senso che noi non abbiamo un progetto in mano di costruire un campo da tennis piuttosto che un impianto sportivo polifunzionale. Puntiamo al massimo, nel senso, noi vorremmo farlo perché ci piacerebbe che i genovesi, che sicuramente hanno già in questi 6 mesi avuto un sacco di problemi, ma che probabilmente ne avranno altrettanti per 1, 2, 3 anni, chissà ancora per quanto tempo, potessero magari girarsi e vedere quello che ha fatto Paolo e si è tramutato in qualcosa di permanente, di concreto, non grazie a noi, perché noi siamo soltanto praticamente dei catalizzatori, ma grazie al progetto di Regione Liguria, di Comune di Genova, che sta studiando delle soluzioni di sportive, culturali, sociali. Detto banalmente, se non avessimo i fondi per costruire un centro sportivo, ma va bene un asilo, va bene una pista ciclabile, va bene qualsiasi cosa. Ci piaceva dire, questo è il nostro sogno. Grazie. Ciao Paolo, intanto ciao. Complimenti. E volevo chiederti fare due domande. La prima è sul cast, sempre, e chiederti se ci racconti un po' più magari il legame che hai con alcuni di questi artisti,
La maggior parte in realtà sono legati a Genova, perché tutti hanno un aneddoto, qualcosa che durante la carriera li ha portati a Genova. Io ne riconosco tanti legati a questa città. E quindi volevo chiederti un attimo questo, e poi la notizia che hai già anticipato, perché la notizia che in realtà è Fossati, perché Fossati aveva detto delle cose ben precise, che si sarebbe, insomma, ritirato. È chiaro che qua c'è anche una questione di cuore, no? Che l'ha fatto riscendere in campo. Però volevo chiederti un po' il rapporto e come hai convinto un grande maestro come lui a rimettersi in gioco per una casa così importante. Ma tanto dico una cosa importante, perché non deve diventare il brano con cui Vano ha deciso di tornare alla canzone dopo anni, perché non lo è. È stata una strana connection quella che io ho avuto con Ivano, perché ho avuto la sua mail e gli ho scritto, sai quando pensi di buttare un sasso nello stagno, gli ho scritto questa mail, gli ho mandato un primo demo abbastanza casalingo di quello che era la canzone, che era molto lontana da quella che è adesso, a parte le parole, e dopo 4 ore mi è arrivata la risposta in cui... E non ero ancora convinto che questo potesse diventare un progetto sociale, era nella mia testa, ma insomma non ero insicuro ancora, non avevo riscontri. E questa risposta così solerte, con dei contenuti sorprendenti, mi ha fatto capire che forse poteva andare avanti. Mi dice, guarda, questa canzone è molto bella. Ho spento il computer, ho riaperto, non è molto bella. Ho riaperto il computer, l'ho riletto e allora forse ci possiamo provare. E lui ovviamente mi ha detto, guarda, io non canto più, però perché non suoniamo la chitarra insieme? Puoi ripetere? e quindi l'idea di poter introdurre il pezzo, di creare proprio l'inizio, io e lui suonando la chitarra, era un'idea che lui mi ha buttato lì e mi sembrava bella, anche come immagine, che si fosse lui ad arrivare ad aprire questa cosa, mi sembrava una bella cosa, e così è stato. Come dicevi tu, ce ne sono molti altri che tutti hanno dei legami con Genova, e, al di là delle fatiche, dei problemi lavorativi che tutti avevano, perché sono tutti delle grandi star, quindi sicuramente ognuno aveva i suoi impegni, però nessuno... come dire, metto tutti sullo stesso piano, perché tutti mi hanno detto, ho scritto, ho telefonato a alcuni, insomma, sono amici, quindi avevo il numero, e tutti mi hanno detto sì, vengo, punto, tutti. Quindi devo dire che non ho... Poi c'è stato un grande lavoro, perché sai, raccoglierli tutti in 2 giorni non era semplice, però devo dire che evidentemente quando l'idea è buona, i contenuti sono buoni e c'è un progetto importante, insomma, la canzone italiana mi sembra che risponda. Andiamo Claudio Todesco di Rocco. Ciao, 2 domande di servizio, diciamo così. Oltre a streaming e download ci sarà anche un CD fisico, ci sarà anche un vinile, ci sarà solo questa canzone, ci sarà anche una seconda, eventualmente un'altra canzone, un'altra versione. Questa è la prima domanda. La seconda invece su chi suona, perché abbiamo visto Pagani, Fossati, Gusta, per cui volevo sapere i musicisti che poi l'hanno realizzato. Poi uscirà il supporto fisico domani, uscirà il CD in cui ci saranno tutti, vedrete anche tutti i musicisti che purtroppo non siamo riusciti a includere nel video. Tra i primi, per esempio, che ne sono visti, per esempio Lele Melotti alla batteria, che è il primo batterista che possiamo avere in Italia, come Paolo Costa al basso, c'è Busta che si è divertito un sacco a suonare il Wurlitzer, c'è Ivano che suona la chitarra, poi ci sono poi altre chitarre, sono io, le suona lui, insomma ci sono un po' di raddoppiamenti. Mauro ci ha fatto un grande regalo, perché non solo ha prodotto il disco che ha venduto di più in assoluto in dialetto, e quindi insomma il fatto che ci fosse Mauro Pagani lì era davvero un orgoglio, e in qualche modo ha unito i puntini, no? con Genova, pur non essendo genovese, ma come se lo fosse. E quindi nel CD ci sarà la versione che avete visto con il video. Con il video è la versione più breve per la radio e il radio edit, quindi ci saranno queste 3 cose, e uscirà domani. Giusto. E poi,
se a Sony ci viene l'idea di fare il vinile, noi ci facciamo il vinile, però dovete chiedere a Stefano Karkoc che ci manda tutti quei paesi. Potrebbe essere un'idea, ma insomma, per adesso è da noi CD. Non c'erano i tempi, se non l'abbiamo fatto, però CD c'è.